Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Oggi siamo con un'associazione che da tanti anni opera in India come volontariato e come associazione culturale, con case famiglia, con grandi interventi a favore dei bambini, soprattutto chiaramente di quelli che non hanno famiglia. Loro sono Namaste, onore a te, e abbiamo la fortuna di avere qui con noi anche la loro presidente Claudine. Bentrovata. Buongiorno, Namaste è stata creata circa 25 anni fa. Operiamo in India, nel sud dell'India, in Kerala, in Tamil Nadu, e ci occupiamo di bambini, di educazione e anche di progetti per le donne. A proposito di questo, so che avete negli ultimi anni potenziato molto le case famiglia dove ospitate appunto i bambini che hanno bisogno. Sì, diciamo che le case famiglie sono il nostro progetto il più importante, è stato il primo progetto dell'associazione che poi si è adattato ai bisogni del territorio, però le case famiglie rimangono veramente il cuore delle nostre azioni, insomma ci teniamo moltissimo perché è veramente un modo di aiutare i bambini, molto importante e molto bello. Per loro. Siamo molto orgogliosi delle nostre case famiglie perché noi andiamo spesso in India, almeno prima del Covid andavamo spesso, e conosciamo molto, molto bene tutti i nostri bambini e ragazzi e sono bambini felici e questo per noi è prezioso. Rendere un bambino felice per me vale oro, è una cosa meravigliosa. E poi l'altra cosa è che tanti di loro studiano nel superiore, cioè abbiamo delle case famiglie dei bambini che vanno all'università perché noi li accompagniamo fino alla dormiglia e per noi questo veramente è un piacere immenso, vale tutti i nostri sforzi, tutta la nostra energia perché rendere un bambino felice veramente è una gioia, È impagabile. impagabile, assolutamente. Sì, e so che per questo voi siete in contatto spesso anche con i governi locali, perché insomma per riuscire a Sì. operare all'estero non è semplice. Sì, assolutamente. Noi lavoriamo con i servizi sociali indiani e siamo riconosciuti dal governo. Abbiamo ottime relazioni con il governo del Kerala. E poi sono i servizi sociali che ci mandano i bambini che aiutiamo. Una parte arriva direttamente dai genitori, dalle richieste dei genitori, però comunque sempre con l'accordo dei servizi sociali. Poi altri bambini arrivano direttamente dai servizi sociali. Lavoriamo con la Childline e anche con il Children Welfare Committee, che controllano tutto ciò che facciamo. Noi ti ringraziamo Claudine per la tua esperienza. So che passi molto tempo della tua vita proprio in India per essere presente e aiutare personalmente tutti coloro che ne hanno bisogno e che chiedono il vostro aiuto. E a questo punto andrei ad ascoltare un estratto proprio da una canzone registrata presso una delle case famiglia organizzate da Namaste. A questo punto passerei la linea a Sara dell'ufficio di Bologna perché appunto voi avete, mi dicevate, un piccolo ufficio che però è essenziale per espletare tutti quelli che sono le necessità materiali e burocratiche per poter essere di aiuto là. Bentrovata Sara. Buongiorno a tutti, ciao Claudio. Voi avete appunto un piccolo ufficio e avete fatto questa scelta perché siete un'associazione fondamentalmente di volontari e quindi anche per contenere le spese. Sì, ricordo anche che adesso è il tempo del 5 per 1000 e
Le firme sono molto importanti, direi anche il nostro codice fiscale che è 911-5357-0378. Sono anche orgogliosa di lavorare per Namaste perché è una realtà veramente virtuosa e quindi sono contenta. Tutto quello che si può risparmiare qua in Italia poi va in aiuto ai nostri bambini in India, quindi sono molto contenta, mi Quindi è un gran bel sento proprio gesto. fortunata. Sì, e i nostri complimenti perché fate insomma questa attività da tanti anni e navigando comunque in acque sempre non semplici. C'è stata la pandemia che ha ridotto le comunicazioni, che ha ridotto le possibilità e ad ogni modo insomma voi so che continuate a farlo, avete continuato a non far mai mancare la vostra vicinanza, la vostra presenza e insomma anche la costruzione di edifici e anche l'educazione, insomma tutte cose fondamentali per poi permettere a bambini che difficilmente avrebbero molte meno possibilità di crescere con l'aiuto e con l'amore che magari non hanno ricevuto da altre parti. Hai citato Sì. Sara i volontari e quindi a questo punto colgo l'occasione per invitare uno dei volontari a parlare. So che è stato da poco proprio in India e lui si chiama Matteo ed è uno. Eccolo. Bentrovato Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Claudio. qui sui microfoni di Radio Città Fujiko e insomma come volontario volevo sentire un po' la tua esperienza visto che mi dicono che sei tornato molto entusiasta e questo si sente già dalla tua voce ed è molto bello, quindi se vuoi raccontarci qualcosa in più. Assolutamente, io sono volontario oramai da 4 anni con Namaste, sono andato là ormai 2 volte per quasi un anno in totale e ho trovato innanzitutto un ambiente estremamente familiare, uno anche da volontario pur essendo dall'altra parte del mondo riesce a sentirsi a casa in ogni momento. E oltretutto è molto bello perché Namaste ha l'obiettivo di chiaramente garantire il diritto allo studio per persone che non se lo possono permettere, ma facendo questo c'è una consapevolezza tale per cui non è sufficiente pagare degli studi chiaramente per cambiare la vita alle persone, per questo ci impegniamo costantemente nella creazione di progetti vari ed eventuali che servano anche oltre a formazione, quindi abbiamo attivato corsi di lingua inglese chiaramente per i ragazzi, corsi di musica, di danza, quindi un altro nostro volontario è venuto, ha portato dei violini per fare un corso per questi ragazzi e altresì per quelle che sono sviluppare quelle che sono le dinamiche sociali dei ragazzi, quindi qualche torneo tra tutte le varie case famiglia, per cui c'è integrazione, c'è scambio, c'è confronto. Ed è una realtà che è assolutamente entusiasmante. Questo, infatti, dopo 4 anni sono ancora qua, ormai sono incatenato e mi sono trovato molto bene. Quindi, come diceva prima, anche Sara si è orgogliosa di collaborare e di aiutare questa associazione. Grazie Matteo, grazie Sara, anche a nome dei nostri radioascoltatori. Ricordiamo la possibilità di donare il 5 per 1000 allora all'associazione Namaste Onore a Te, che opera, come diceva giustamente Claudine, in Tamil Nadu e in Kerala. E grazie a voi Esatto. per essere stati con noi.